Dopo aver incontrato la prima delle artiste di questa sera, Valeria Corvino, incontriamo una giovane artista turca che adesso andiamo a presentare. Io ringrazio la nostra traduttrice. Grazie mille. Una artista molto giovane di questa fondazione che ha anche organizzato, domani sarà la sua mostra. Allora adesso andiamo a parlare con lei. Domani una mostra che affiancherà quella di Rigoni e quella di Corvino, quindi un'iniziativa molto importante perché ci sarà questo dialogo tra l'arte turca e quella italiana. Allora, intanto, la nostra artista nella sua arte a che cosa si ispira? Cioè, quali sono i suoi modelli ispirativi? Sizin ilham aldığınız modeller nedir? Nedir sizin yaptığınız sanat? Nasıl bir şey? Ben İslam geleneğinin sufi yorumundan etkilenerek işlerimi yapıyorum. Bunları sta lavorando con l'influenza della tradizione Islam anche della tradizione del sufismo. Çünkü sufi gelenekten gelen biriyim. Perché è una è un artista che deriva dalla cultura del sufismo. Fakat bu birikimi çağdaş bir şekilde işlerime aktarıyorum. Questa accumulazione artistica in un livello contemporaneo. Ve benden daha önce bazı sanatçılar da bunu denedi. Prima di me anche altri artisti importanti hanno provato di fare questo, a fare questo. Bunlar Jackson Pollock, Escher ve Matisse gibi isimler. Questi sono Pollock, Matisse e Escher. Ecco, di dov'è la nostra artista e soprattutto dove ha studiato? Questo che ci interessa sapere. La nostra artista è turca. Sanatçımız nerede çalıştı diye soruyor. Nerede okudu? Psikoloji okudum aslında. Ha studiato la psicologia. Annem de ressam ve çocukluğumdan beri resim sanatının eğitimi içindeyim. Ma sua madre è un pittore e anche da piccolo era sempre molto vicina a questa affare a disegnare la pittura. Ve geleneksel sanatın. All'arte tradizionale. İstanbul'da çalışıyorum. Lavora in Turchia, è turca. Ecco, no, questo infatti, bravissima, l'avevamo detto, infatti mi interessava sapere se era proprio ad Istanbul. E l'ultima cosa che vorrei sapere è questa, se da artista giovane e turca e donna soprattutto, ha notato delle differenze tra l'arte e le artiste italiane e quelle turche della sua età, per esempio. Sizin tam olarak yani bu genç yaşınızda Türkiye ile İtalyan sanatçılar arasında bir fark görüyor musunuz? Evet, yani bu şekilde bir fark görüyor musunuz? Genç olmam bir sebebiyle mi? Anlamadım. Evet, yani bu genç yaşınızda resim yaparken İtalyan ve Türk sanat yapma, resim yapma arasında bir fark görüyor musunuz? İtalyan tabii ki sanatın kalbinin attığı bir yerdir. Özellikle Floransa ve Roma. Ve ben İtalyan sanatçıların, istersen bunu çevir ondan sonra devam edeyim, uzun olmasın. İtalya è il centro della cultura dei disegni di essere pittore, però io tabii ki burada bir sanatçının gelip de etkilenmemesi gibi bir durum yok. Certo che io quando vengo in Italia sempre mi influenza Italia mi influenza tanto. ve ben de kendi kültürümüze ait tıpkı İtalyan sanatçıların yaptığı gibi yeni yorumlar yapmak için buradayım. Io sono qui per commentare prendendo qualcosa dalla cultura italiana e fare tutti questi in Turchia. E questo è molto bello, mi piace. Grazie. 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 Grazie.